adesso i dall'occhi di Francesca Maio, che ha lavorato durante la trasmissione appunto per eseguire le vignette agli ospiti della puntata. Vediamo un po' cosa ci ha preparato la nostra Francesca. Buonasera. Allora, l'argomento della serata, sanità. Quando si parla di sanità si parla di mala sanità. Io ho puntato, diciamo, puntato verso il tempo, verso i ritardi. Il primo è quello delle gode. Più del Piemonte abbiamo disturbato gli amanti e chiede a lui: come facciamo con la Kodak? E lui le risponde: non preoccuparti, amore, la rotazione è per 2025, quindi non ci chiudere probabilmente. La seconda, la coda 2, per quanto riguarda il traffico, abbiamo sentito parlare ai nostri ospiti di traffico, come e che strade, diciamo, prendere, che attese dati per arrivare al pronto soccorso. In questo caso abbiamo uno degli ospiti che ci dice: anche a cavallo arrivo 3 settimane in anticipo, e il semaforo è rosso. E l'ultima, dedicata all'artista della cultura, che è Linda Schivani, ovviamente. Un omaggio a questa bellissima mostra, e l'ho chiamata Lottarte perché il nome è uno dell'artista, quindi sa di lotta, però in questo caso è una lotta per tenere alto il valore proprio dell'arte, e in questo caso è l'arte del riuso. Queste sono le carte di questa sera. Bene, brava, simpaticissima come sempre, nostra artista Francesca Maio, che venerdì 12 alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine degli Architetti metterà in mostra tutti questi tarocchi che sono stati realizzati durante la nostra serie di puntate di Messina può rinascere. Parlaci appunto di questa mostra che tu hai al momento organizzato. È nata quasi per gioco, perché ovviamente fra colleghi del mio ordine, e quindi abbiamo pensato di fare una piccola installazione con le carte della trasmissione, poi in anticipo ho fatto il mazzo al mio ordine. Praticamente ci sarà anche una sezione per i miei colleghi, insomma è una cosa simpatica, ed è anche un evento, la carta, riguardo il compleanno Natale, quindi anche una rassegna natalizia. quindi presso la sede dell'Ordine degli Architetti, venerdì 12 dicembre alle ore 18:30, la sede dell'Ordine degli Architetti, e ricordiamo ai nostri amici telespettatori, per chi non lo sapesse, la sede dell'Ordine degli Architetti si trova in Neocastro via 4. Neonastro, che è una traversa di via La Farina, vicino, ecco, per fare pubblicità, tanto è stato il nostro inserto, vicino al locale, al rinomato locale Toro Nero. Beh, grazie. Bene, complimenti a Francesca, e adesso pubblicità. Parlare di Messina può rinascere, ringraziamo i nostri ospiti, Mondello, Frazzica, Russo e Pippo Grelli, ringraziamo naturalmente Linda Schivani, ringraziamo la nostra Francesca Maio, e ricordiamo l'appuntamento per venerdì. Ricordiamo la nostra email, messinapuorinascere@gmail.com, ricordiamo la nostra pagina Facebook, Messina può rinascere, e la nostra pagina Twitter, Messina rinascere. Ricordiamo anche che ci sarà un importante appuntamento sabato 13 alle 16 al Salone degli Specchi della Provincia dell'Ordine degli Agronomi, che fanno un'iniziativa sponsorizzata anche dall'ASI. C'era anche il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Addizzolo, per quanto riguarda il vino e i prodotti di qualità siciliana, una cosa molto importante. Ringraziamo il nostro staff tecnico, Daniele Biondi, Alberto Conditano e Antonio D'Arrigo. E ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono Sanfilippo Strumenti Musicali, Messi in Saldo, Bonavera Tessuti e Tendaggi. E se la Camera mi cortesemente mi fa un trinomio delle grafiche poste alle spalle del mio collega, da KG in via della Zecca, a fianco di Cia Mauro Rico, qualsiasi immagine ve la potrà portare a quelle dimensioni. E ricordatevi, Messina può rinascere, non demordete.